Festival delle città identitarie, da dove nasce l'idea e qual è il valore culturale dell'iniziativa? L'idea nasce dalla mia esperienza come attore. Io ho debuttato, pensate, nel 1995 alla Versiliana con Alida Valli, e i festival culturali italiani rappresentano uno spaccato della nostra Italia, si riunisce proprio la comunità e si raccontano i simboli del nostro paese. Da questa esperienza io ho creato questi festival che raccontano appunto i simboli storici, artistici, culturali delle nostre città di provincia. Pensate, in Italia su 7.904 comuni ben il 90% sono sotto i 20.000 abitanti, quindi siamo una grande provincia con personaggi straordinari da raccontare, ecco quello che facciamo noi. Ecco, proprio la scelta della provincia e anche, mi riferisco a quest'anno, di centri che sono fuori dai circuiti turistici abituali. Esatto, io faccio una grande battaglia da anni. La cultura deve essere un volano per la nostra economia. Secondo uno studio molto recente, per ogni euro che si investe in un festival culturale ne rientrano 2,5. Quindi oltre al volano economico c'è l'immaginario simbolico che fa del nostro paese appunto una meta turistica straordinaria, soprattutto per il turismo culturale. Alla fine di questo festival, di questa edizione, sarà soddisfatto se? Se riempiremo le piazze, se usciranno tanti articoli, se i cittadini e gli amministratori locali saranno contenti di aver avuto un modo per far parlare di loro a livello nazionale. Grazie mille. Grazie a voi. A proposito di percorso, di teatro e di cultura, si vocifera, qualche uccellino dice che dal teatro si potrebbe anche arrivare alla TV, anche perché lei potrebbe essere un volto del nuovo corso, diciamo. Beh, diciamo che stiamo lavorando a dei progetti, adesso non posso svelare naturalmente ancora niente in anticipo, però questo progetto culturale diventerà presto un progetto televisivo importante, perché raccontare la nostra Italia, la nostra provincia, i nostri personaggi fa parte proprio dell'immaginario simbolico che è questo nuovo corso che la RAI vuole intraprendere. E avrà anche il suo voto? Speriamo di sì. Perfetto, grazie. Grazie.